Direttore Chimenti, nasce il nuovo servizio di welfare aziendale di Confindustria Romagna. Di che cosa si tratta e quali sono gli obiettivi? L'obiettivo naturalmente è quello di essere sempre concretamente al fianco delle nostre imprese con servizi concreti, efficaci ed efficienti. In questo caso si trattava appunto di affiancarlo operativamente in questa nuova opportunità di gestire il welfare dei loro lavoratori, dei loro dipendenti, un'opportunità che sta prendendo sempre più corpo attraverso novità normative e contrattuali, mi riferisco ad esempio al recente contratto dei metalmeccanici, che schiudono in questo senso opportunità veramente interessanti. E da questo punto di vista l'associazione, che è fermamente impegnata appunto al fianco delle imprese a dare loro una mano nel gestire al meglio tutte queste novità, non poteva che essere presente attraverso un servizio, come dicevo prima, assolutamente professionale e qualitativo. I primi due incontri di presentazione sono stati molto partecipati, quindi le aziende del territorio sono sicuramente pronte. Devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti, sono svolte infatti, come lei giustamente ricordava, due seminari, uno a Rimini ed uno a Ravenna, tutti molto partecipati. Devo dire che anche la quantità di domande che sono state fatte ai nostri esperti da parte degli imprenditori presenti dimostra un livello di attenzione che è assolutamente al di sopra della media. Questo ci fa ben sperare appunto anche per il proseguo dello svolgimento di questo servizio.